Eccoci qua, buongiorno, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Nuova puntata, 11 febbraio. Saremo insieme in questa mattinata, avremo la possibilità di incontrare diversi ospiti che si soffermeranno in questa giornata particolare sul messaggio di Papa Francesco, perché oggi è la 30ª giornata mondiale del malato. Il tema scelto, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. Questo è il tema che affronteremo insieme, commenteremo, cercheremo di approfondire. E come sempre ci saranno le nostre rubriche consuete, quelle dedicate ai fiori, ai viaggi, al santo del giorno. Ricordiamo, oggi si ricorda la Madonna di Lourdes, ma avremo modo di ascoltare Fra Italo a questo proposito, e tante notizie, tanti aggiornamenti di cui si occupa Nicola Morcavallo. Per cominciare abbiamo la nostra webcam posta su Casa Sollievo della Sofferenza, ci mostra una bella giornata anche oggi, temperature non molto fredde. A questo proposito vi invito a mandarci, se volete, le foto delle vostre città, quello che vedete dalla vostra finestra, dai vostri balconi. Come sempre vi vogliamo ricordare anche il numero al quale mandare le foto: 331-733-8033. Tante le possibilità, ve le ricordiamo ogni giorno, di seguirci non soltanto attraverso il canale 145, ma anche attraverso i social. Le pagine social sono queste, ormai le conoscete tutti, a partire da Facebook, Instagram, Twitter per i più giovani e ancora teleradiopadrepio.it, sempre molto aggiornato e su cui è possibile anche seguirci in streaming. Ecco qui, promemoria fatto, allora non ci resta che cominciare però con la buona giornata di Padre Pio. Lodato Gesù Maria. L'Apostolo San Paolo, parlando in Spirito Santo, scrivendo ai primi cristiani del suo tempo, raccomandava a tutti la modestia cristiana. Quindi, una virtù gradita alla mamma nostra celeste, perché lo Spirito Santo è quello che dice alla fin fine. Ebbene, modesti in tutto, ma perché lo Spirito Santo, tutte le altre virtù, bisogna conservarle e non dimostrarle mai all'esterno? Perché la modestia è lo specchio dell'anima. Quindi un'anima ben regolata, un'anima veramente che ama Dio, che ama la virtù, cerca di nasconderla, compiacendosi soltanto che siano note agli occhi di Dio. La modestia soltanto vuole che sia nota a tutti, perché è lo specchio che dà lustro alla persona veramente cristiana, amante di Dio. E siccome è una virtù, è gradita tanto al cuore della mamma nostra. Quindi raccomando la modestia in tutto, negli sguardi, nel tratto, nel parlare, nel pensare, se vogliamo veramente fare cosa gradita a questa mamma celeste. Vi do la benedizione pienissima su di voi e su tutti coloro che vi stanno a cuore, ma in modo speciale sulla vostra famiglia, sulla persona voi cari, e ripeto in modo specialissimo ai poveri ammalati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia.
giunga a voi la benedizione di Padre Pio e l'augurio di una buona e santa giornata. È il modo giusto per cominciarla anche per noi. Vi ricordo, oggi è la 30ª giornata mondiale del malato e tante sono le iniziative anche nelle diocesi. Noi avremo la possibilità di collegarci molto presto con il direttore dell'Ufficio Nazionale della Pastorale della Salute della CEI, Don Massimo Angelelli, e ancora avremo anche l'opportunità di soffermarci a fare due chiacchiere con un cappellano, quindi la sua missione la svolge proprio all'interno degli ospedali. Scopriremo insieme a lui qual è il suo ruolo accanto agli ammalati, e anche ci sarà anche la possibilità di riascoltare alcune parole da custodire che abbiamo scelto per voi, perché abbiamo intervistato un'infermiera che si occupa di cure palliative. Scopriremo insieme a lei poi di cosa si tratta e quanto è necessario da parte di tutti gli operatori sanitari essere accanto al malato, anche mostrando semplicemente vicinanza e presenza. La cura anche con il sorriso, anche questo è necessario. Allora, è arrivato il momento di aggiornarci alle prime ore del mattino. Facciamo anche questo con la rassegna stampa dal web di Nicola Morcavallo. Bentrovati amici di Padre Pio TV, apriamo come di consueto la nostra pagina dedicata all'informazione con le ultime notizie, gli aggiornamenti in tempo reale, ma anche gli approfondimenti che possiamo trarre dai quotidiani, dalle agenzie di stampa di quest'oggi. Una giornata importante, storica per certi aspetti, perché dopo tanto tempo possiamo vivere un momento, come dire, di libertà, con l'introduzione di questa norma che ci libera dalle mascherine almeno all'esterno e in determinate condizioni. Vedremo nello specifico i dettagli appunto di questa novità, ma apriamo con l'ADN Cronos, un'ultima ora, che ci parla di un bus in fiamme sulla Casilina, nessun coinvolto. La vettura che si apprestava ad entrare in servizio era abbastanza datata, del 2004, mentre percorreva via Casilina a Roma. Per cause da accertare si è sviluppato un incendio su una vettura che si apprestava ad entrare in servizio. Per fortuna non ci sono danni a persone. E un'altra ultima ora, questa volta tratta dal televideo Rai, proprio di pochi minuti fa, ci parla dei dati che riguardano la vaccinazione. Questo ci consente di riprendere anche il discorso principale che affronteremo quest'oggi. Sono 131 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, il 98,7% del totale di quelle consegnate. Quindi una stima, un dato davvero importante, e che ci consente di capire perché ci avviamo verso anche un allentamento delle normative previste per il Covid, ma sempre con molta attenzione. Lasciamo l'ultima ora, abbiamo sempre a nostra disposizione la possibilità di aggiornarci appunto in tempo reale su ciò che avviene in Italia e nel mondo, ma passiamo alle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera, vediamo il titolo principale di quest'oggi: virus, così l'Italia riapre, speranza verso l'uscita con gradualità, superata la soglia dei 150.000 morti. Dal Corriere della Sera andiamo alla Repubblica. La Repubblica che titola in controtendenza rispetto alle altre aperture dei quotidiani su un tema legato all'economia e alla politica. I fondi del recovery dividono nord e sud, corsa alle risorse del piano nazionale di rinascita e resilienza. Ebbene, avremo anche in questo caso l'opportunità di parlarne nel dettaglio più tardi, così come un altro tema caldo è sicuramente quello dell'Ucraina. E di spalla, sempre in prima pagina sulla Repubblica, c'è un reportage molto interessante tra i caccia italiani sul confine della crisi ucraina. Lasciamo anche la Repubblica, abbiamo ancora un quotidiano, una prima pagina che è quella del Giornale. Sul Giornale si parla
della giornata di ieri. Abbiamo abbondantemente anche riportato il significato del giorno del ricordo. Il titolo quest'oggi del giornale la dice lunga su quelle che sono state anche le polemiche che hanno caratterizzato questa giornata. Genocidio di serie B, c'è una sorta di minimizzazione appunto di questo, di questa tragedia, ma quello che andremo ad approfondire riguarda il Green Pass, che anche in questo caso, riallacciandoci al discorso dei vaccini e quindi delle normative, il Green Pass avrebbe i giorni contati. Chiudiamo le nostre prime pagine andando sull'Avvenire, Avvenire che ci parla anche in questo caso della situazione pandemica, vittime non fake. Superata quota 150.000 decessi dall'inizio della pandemia, persi un anno e quattro mesi di speranza di vita. Questo è il titolo appunto di Avvenire quest'oggi in edicola. Lasciamo le prime pagine per iniziare ad approfondire appunto questi temi. Oggi abbiamo detto c'è questo segno di allentamento nella stringente normativa che ha caratterizzato fino ad oggi, e giustamente possiamo aggiungere, la nostra vita quotidiana, soprattutto per ciò che concerne l'utilizzo delle mascherine. Ma sul Corriere della Sera troviamo una importante intervista ad una epidemiologa che ci parla della cosiddetta libertà ritrovata. Continuiamo a essere cauti, però. È una prescrizione introdotta con strumenti legali. Non vorrei passasse il messaggio sbagliato e pericoloso che non sia più necessario usarle. Teme il contraccolpo Stefania Salmaso dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Le precauzioni individuali devono restare ben salde, evitare gli assembramenti, mantenere il distanziamento fisico, e questi comportamenti restano comunque preziosi per ridurre il rischio di contagio dell'infezione trasmessa per via aerea, specie quando si è a contatto con non vaccinati. In Italia il numero dei vaccinati, l'abbiamo sentito anche dall'ultima ora di pochi minuti fa, il numero di vaccinati è molto alto. Ecco perché è stato deciso, continua l'esperta, di abolire l'obbligo di indossare la protezione all'aperto nell'ottica di procedere verso un progressivo allentamento delle misure attuali. Non va cancellata la nostra capacità di giudizio nel continuare a utilizzarla nelle occasioni in cui è indispensabile, sui mezzi pubblici, quando ci si avvicina a persone non immunizzate o cagionevoli di salute. Dunque, una piccola curiosità all'interno di questa intervista, che rende ben chiara anche la motivazione che ha spinto ad utilizzarle e all'importanza appunto del loro utilizzo, riguarda i test che sono stati fatti in laboratorio, condizioni che non si riproducono quasi mai nella vita reale. I dati sperimentali dicono che il rischio di contagiarsi diminuisce con l'aumentare della distanza e dipende dalla ventilazione del luogo frequentato, che favorisce la dispersione del virus. Nel periodo in cui le mascherine sono state indossate da tutti, influenza e morbillo, malattie che si trasmettono per via aerea, si sono azzerate. Un breve spazio questo per darvi un'idea di ciò che andremo a trattare anche nel corso di questa nostra giornata, tra l'altro molto spazio per ciò che concerne gli esteri e la situazione in Ucraina, nel corso appunto del nostro appuntamento. Ma ora linea alla regia per la pubblicità. Apriamo in questa giornata lo spazio dedicato alla buona notizia. La buona notizia di oggi arriva da Gesù. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. E questo è il tema scelto da Papa Francesco per la 30ª giornata mondiale del malato. Noi abbiamo in collegamento Don Massimo Angelelli, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI. Ben trovato, Don Massimo.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Buongiorno, grazie a lei per la disponibilità, anche perché sappiamo che c'è una celebrazione in San Pietro ad aspettarla, quindi la liberiamo subito. Però ecco, abbiamo cominciato con questa bella notizia, questa buona notizia del messaggio di Papa Francesco per questa giornata, per essere accanto agli ammalati e prendersene cura. Come si traduce il tema scelto da Papa Francesco per questa giornata al capezzale di un malato, Don Massimo? Si traduce con l'attività quotidiana che la pastorale della salute svolge. Siamo cappellani ospedalieri, ministri straordinari della comunione, volontari, sacerdoti, religiosi, religiose che cercano di stare accanto ai malati e ai sofferenti. Dove ci sono i malati e i sofferenti cerchiamo di essere vicini, e quel sottotitolo che ci ha consegnato Papa Francesco, porsi accanto, è quello che vogliamo fare sempre di più, perché nessuno resti solo. Questo è l'invito che facciamo a tutti noi, anche a tutte le comunità cristiane, di muoversi verso i luoghi della sofferenza, proprio perché nessuno resti solo. Don Massimo, nel messaggio si fa riferimento anche alla professione degli operatori sanitari, ma viene confermata più che una professione, una missione. Medici, infermieri, sappiamo tutti quanto siano stati impegnati, soprattutto negli ultimi 2 anni, davanti ad una malattia, davanti a una pandemia sconosciuta al mondo intero. Quante medaglie dovrebbero avere questi operatori sociali, operatori sanitari, anche se sappiamo qualcuno li ha considerati eroi, ma loro hanno fatto semplicemente il loro mestiere? È un po' quella quotidianità, quell'eroismo nella quotidianità che viene a volte esaltato, altre volte umiliato. Proprio ieri il nostro ufficio ha diffuso una lettera ai curanti per esprimere fondamentalmente gratitudine per tutto quello che fanno. Lo fanno con grande abnegazione e con grande professionalità. Non piace loro la logica degli eroi, perché l'eroe fa una cosa ogni tanto, una volta, qualcosa di straordinario. Loro sono dei professionisti che ogni giorno vestono il camice o la divisa e tornano a curare le persone, e questo richiede una disponibilità eccezionale. E negli ultimi 24 mesi effettivamente la vita dei sanitari, dei professionisti della cura è stata veramente difficile. Quello che dispiace è vedere che non tutta la popolazione è loro riconoscente, e ricominciamo un'altra volta a leggere nella cronaca alcuni episodi di aggressione nei pronti soccorso. Questo fa veramente male. Spiazza, in effetti. Questa pandemia, questo tempo soprattutto di crisi sanitaria, ha tirato fuori però da tutti noi le nostre fragilità. Si diceva all'inizio di questo tempo: ne usciremo fuori, ma ne usciremo più buoni o più cattivi. Alla fine forse non sono cambiate molto le cose. Come ne stiamo uscendo? Se ha lei una visione totale di quello che c'è? Sì, ne stiamo uscendo male. Anche la famosa cultura dell'indifferenza purtroppo esiste ancora. Sì, ne stiamo uscendo male perché la pandemia ha sviluppato grandi forme di generosità, ma anche grandi forme di egoismo. Purtroppo ci siamo abituati a pensare che l'altro è un pericolo, un rischio per me, e questo in qualche modo ci ha fatto chiudere, ci ha fatto difendere. Ci siamo chiusi un po' nelle nostre case, nei nostri spazi. I social non sono una forma reale di relazione. Noi uomini e donne fatti di carne abbiamo bisogno dell'incontro personale. E quindi in tanti di noi sono sorte nuove generosità, nuove disponibilità, in tante altre nuove chiusure. Credo che il più grande insegnamento che ci sta lasciando la pandemia, nell'auspicio che abbiamo imboccato la via per uscirne, sia il fatto che da soli nessuno si salva. C'è un'interdipendenza della comunità umana, per cui non posso vivere da solo, non posso star bene da solo, ma non posso nemmeno curarmi da solo. Ho bisogno di qualcuno che mi accompagni, di qualcuno accanto a me. Fondamentalmente ho bisogno di una comunità che in qualche modo mi sostenga. E forse questa è la grande occasione pastorale che ha di fronte la Chiesa, di rilanciare un'azione missionaria nei luoghi della solitudine e della sofferenza. Questa sì che sarebbe una bella risposta alla pandemia.
Grazie Don Massimo, in effetti questa è una grande opportunità, così come è nuova questa malattia, la solitudine, sentirsi soli. Le faccio un'ultima domanda, anche perché ne ha parlato Papa Francesco proprio mercoledì scorso durante l'udienza. Questo tempo ci ha fatto riscoprire anche la sacralità della morte, ce l'ha fatta riscoprire però per sottrazione, ossia al momento del saluto, no? Il saluto mancato ai propri cari, lo ricordiamo tutti quel momento. Poi c'è una fiction che sta andando in onda in questo periodo che ci sta facendo rivivere tutto e scoprire cose che magari nemmeno immaginavamo proprio all'interno degli ospedali e delle corsie. Stiamo parlando di DOC, tanti sicuramente lo vedranno. L'impossibilità di dare un senso fisico, simbolico alla morte, sono mancate possibilità di celebrare i funerali. Quanto è stata dura per un sacerdote, per lei Don Massimo, affrontare quel momento? Perché solitamente c'è bisogno di conforto prima di tutto in quei momenti, ma anche quello è venuto a mancare. Sì, perché anche i sacerdoti hanno fatto molta fatica ad accompagnare le persone a causa della condizione Covid. Di fatto siamo molto preoccupati per due ragioni. La prima è che l'elaborazione del lutto è un percorso preciso che va vissuto in certi momenti e con certe dinamiche. Tutti coloro che hanno vissuto una perdita non gestita, non accompagnata, portano una ferita che ci vorrà molto tempo prima che sia rimarginata. La seconda nostra preoccupazione è che all'interno degli ospedali ci siano sempre più spazi di accompagnamento. Il sistema sanitario è un po' regredito con il Covid, nel senso che ha chiuso tanti spazi e tante possibilità. Pensate per esempio alle solitudini dei malati che per tanti mesi sono stati negli ospedali, nelle strutture e non hanno potuto incontrare i loro cari. Ecco, mi piace sottolineare un elemento forte: la relazione è una delle componenti di cura, l'accompagnamento è una delle componenti di cura, non è un accessorio o qualcosa di, come dire, aggiuntivo, che se c'è o non c'è è la stessa cosa. E quindi noi cappellani, ospedalieri, assistenti spirituali, come componente dell'equipe curanti, ci diamo da fare molto, ma non dimentichiamo anche in questo passaggio i sanitari che hanno dovuto dare le notizie, hanno dovuto portare le notizie alle persone e la loro condizione di fatica e di sofferenza. Anche loro devono vivere ed elaborare questo periodo non facile. Giustissimo, in effetti bisogna ripensare anche a questo, e grazie per quello che fa anche la pastorale della salute. Don Massimo, la lasciamo andare perché sappiamo che c'è in questa giornata la celebrazione che avrà luogo invece che in Perù nella Basilica di San Pietro in Vaticano, e sarà il culmine, diciamo, di questa giornata per farsi vicini alle persone inferme e alle loro famiglie. Vuole lanciare un messaggio anche come augurio per il prossimo futuro? Anzitutto assicurare la preghiera della Chiesa intera per tutti coloro che vivono una condizione di malattia e di sofferenza. C'è tantissimo bene che circola all'interno della Chiesa, tantissima grazia che viene diffusa, e questa siamo certi giungerà soprattutto nei luoghi più difficili e solitari. E poi una garanzia, una promessa direi, a tutti coloro che vivono questa esperienza di solitudine: faremo tutto il possibile per arrivare fino ai vostri domicili in maniera tale di offrire una presenza, in maniera che nessuno realmente resti solo, e forse questo è il modo migliore per cercare di affrontare questo tempo post-pandemico, facendolo insieme. Impegneremo le comunità cristiane per fare questo. Grazie Don Massimo, sicuramente sono parole di speranza e di conforto per tanti, e ci associamo anche noi. Grazie per la sua disponibilità e buona 30ª giornata del malato alla Chiesa. A voi, migliori auguri, grazie. Grazie. Continuiamo, abbiamo aperto questa parentesi che riapriremo anche grazie alla presenza di un cappellano, e adesso diamo spazio alla storia. Undici febbraio 1929.
la Santa Sede ed il Regno d'Italia siglano i patti lateranensi, con cui si mette fine alla cosiddetta questione romana. Con questa espressione per 60 anni si era indicato il conflitto irrisolto per la sovranità su Roma, strappata al Papa con la nascita dello Stato unitario dopo la breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870, data in cui le truppe dell'esercito unitario erano entrate nella capitale. La storica firma viene apposta dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri e dal presidente del Consiglio Benito Mussolini. Le trattative tra le due parti erano iniziate nell'estate di 3 anni prima, nel segreto più assoluto. Nei patti, chiamati Lateranensi dal nome del Palazzo di San Giovanni in Laterano, in cui gli accordi vengono formalizzati, la Città del Vaticano viene riconosciuto Stato sovrano e indipendente. Viene assicurato il libero potere spirituale della Chiesa e la libertà di culto, riconosciuto il carattere cattolico dello Stato italiano, stabilita l'obbligatorietà dell'insegnamento della dottrina cattolica nelle scuole, statuiti gli effetti civili del matrimonio canonico. 2 giorni dopo, ricevendo in udienza professori e studenti dell'Università Cattolica, Pio XI fa riferimento a Mussolini come un uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare e definisce l'accordo uno dei migliori firmati dalla Santa Sede per aver ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio. Il 18 febbraio 1984, 55 anni dopo, il cardinale Agostino Casaroli e il presidente del Consiglio Bettino Craxi firmeranno la revisione dei patti con l'accordo di Villa Madama, dando allo Stato italiano e alla Santa Sede un nuovo concordato. E adesso è arrivato il momento di sentire gli aggiornamenti di Nicola, a te. Sì, Anna Maria, torniamo ancora con le ultime ore dell'ADN Cronos, una notizia che riguarda la cronaca Caltanissetta. 7 misure cautelari per una raffica di furti in chiese e scuole. 13 colpi in 4 mesi. Per gli investigatori della polizia sarebbero gli autori di 13 furti messi a segno in abitazioni, chiese e scuole da aprile ad agosto del 2020. 7 misure cautelari dunque emesse dal GIP di Caltanissetta su richiesta della locale procura. Sono state seguite all'alba di oggi dagli agenti della squadra mobile guidati dal vice questore aggiunto Corrado Ciavola. 4 indagati sono finiti in carcere, per 1 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per gli altri 2 accusati solamente della ricettazione di una parte della refurtiva, l'obbligo di presentarsi quotidianamente in questura. Le indagini sono scattate dopo una raffica di furti messi a segno in istituti scolastici chiusi a causa del lockdown e in alcune chiese. Tra gli oggetti rubati, numerosi computer fondamentali per la didattica a distanza degli alunni, oggetti sacri destinati al culto, monete dei distributori di bevande e monili in oro portati via dalle abitazioni colpite. Fondamentale per le indagini anche l'utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza. Lasciamo l'ultima ora dell'ADN Cronos per tornare a parlare dell'argomento principale di quest'oggi sull'ANSA, un approfondimento riguardante questo trend che vede l'Italia avviarsi verso una lenta riapertura. L'Italia vede il traguardo della riapertura del paese 2 anni dopo l'inizio della pandemia e proprio nel giorno in cui si supera l'ennesima soglia simbolica, quella dei 150.000 morti a causa del virus. Finisce l'obbligo di utilizzare le mascherine all'aperto, una misura che era stata decisa con il decreto del 13 ottobre del 2020, dunque 16 mesi fa, quando a Palazzo Chigi c'era ancora Giuseppe Conte. È l'inizio di un percorso che da qui alla fine di marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, porterà ad un allentamento di tutte le altre restrizioni, compreso il Green Pass, e che non escluso possa avere anche un'accelerazione con alcuni divieti che potrebbero cadere anche prima del 31 marzo. Dalle prossime ore dunque si potrà tornare a circolare per le strade di città e paesi con il viso scoperto, anche se
sarà obbligatorio avere con sé la mascherina ed indossarla nelle situazioni di assembramento. La pandemia è diversa, il virus è diverso, la situazione è molto diversa, sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Dobbiamo cambiare approccio ed essere pragmatici. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa apre: credo che già dal mese di marzo si possa prevedere un allentamento del Green Pass graduale partendo dai luoghi all'aperto, mentre l'altro sottosegretario per Paolo Sileri è più cauto, sottolineando che sicuramente andrà fatta una revisione del sistema con la fine dello stato d'emergenza, ma è prematuro pensare di toglierlo prima. Andiamo avanti, un altro tema importante di queste ore riguarda la cosiddetta quarta dose del vaccino. Ebbene, sull'ADN Cronos leggiamo: vaccino Covid, quarta dose o richiamo, il punto. Secondo l'AIFA non sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale. Quarta dose di vaccino dunque, sono accesi i riflettori oltre il booster e ci si interroga sui tempi di un'ulteriore somministrazione. Non sarà dunque una quarta dose, ma un richiamo annuale e dovremo forse fraternizzare anche con quello, dice il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini. L'efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto, in quanto sono stati scoperti così in fretta. Il dato degli studi in base ai quali sono stati registrati è stato del 95% di efficacia e che è stato confermato in molti paesi nel primo trimestre di utilizzo reale. C'è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia nel secondo trimestre che ci ha portato all'idea della dose booster che ormai abbiamo ampiamente fatto, anche per una variante che l'ha parzialmente ridotta. Dunque, a livello globale, la comunità scientifica ha concordemente visto lo straordinario beneficio di questi vaccini. Ci fermiamo ancora per la pubblicità e poi di nuovo insieme. Pace e bene a tutti, benvenuti e bentornati al nostro appuntamento con la Santità. Oggi, 11 febbraio, ricordiamo la Madonna di Lourdes. Ascoltiamo. In una grotta lungo il fiume Gave, vicino alla rupe di Massabielle, la Vergine apparve per ben 18 volte a Bernadette Soubirous, una ragazza di 14 anni, gentile, cagionevole e appartenente ad una povera famiglia che abitava in un luogo umido e inospitale. La prima apparizione risale all'11 febbraio del 1858. In quella occasione Bernadette vide una figura che aveva l'aspetto di una ragazza di 16 o 17 anni, vestita di bianco, con una fascia azzurra che scendeva lungo l'abito, e sulla testa un velo bianco che ricadeva fino alla fascia. Dal braccio le pendeva un grande rosario, dai grani bianchi, legati da una catenella d'oro, mentre sui piedi nudi brillavano due rose, anch'esse di oro lucente. La donna le fece cenno di avvicinarsi. Bernadette esitò. Non aveva il coraggio di farlo. Poi recitarono insieme un rosario, terminato il quale l'apparizione scomparve. Le compagne e la sorella con le quali era andata alla grotta non videro e non si accorsero di nulla. Raccontò l'accaduto anche alla madre, che le proibì di tornare alla grotta. Intanto la voce si spargeva e il 14 febbraio le ragazze della sua età convinsero la madre di Bernadette di darle il permesso per far ritorno alla grotta. Bernadette conservava un po' di timore, quindi andò in chiesa a prendere dell'acqua benedetta per aspergere la grotta, per paura che quelle visioni non fossero divine. Alla nuova apparizione Bernadette strasse la corona e recitarono insieme il rosario. Poi, nell'apparizione del 18 febbraio, la signora chiese a Bernadette di tornare alla grotta per 15 giorni consecutivi e di dire ai sacerdoti di costruire una chiesa sul luogo delle apparizioni. Bernadette fece esattamente ciò che le era stato chiesto.
Il 24 e il 25 febbraio la signora invitò Bernadette a scavare con le mani sul lato sinistro della grotta, dove cominciò a sgorgare dell'acqua. Il 25 marzo la signora rivelò finalmente il suo nome. Io sono l'Immacolata Concezione. Il dogma dell'Immacolata Concezione, cioè una verità della fede cattolica, era stato proclamato da appena 4 anni da Papa Pio IX, con un seguito di opinioni contrastanti. Così la Vergine pose fine a questi contrasti, confermando con la sua apparizione il dogma pontificio. Il nome della signora vestita di bianco che Bernadette comunicò all'abate Peyramale, quindi, tolse ogni dubbio sulla veridicità delle apparizioni e da quel momento il cammino verso il loro riconoscimento ufficiale poteva procedere speditamente, fino alla lettera pastorale firmata nel 1862 dal vescovo di Tarbè, che consacrava Lourdes Santuario Mariano Internazionale. Bernadette, alla quale la signora aveva detto: «Non vi prometto di farvi felici in questo mondo, ma nell'altro», morirà il 16 aprile del 1878, all'età di 33 anni. Fratelli e sorelle, che dire durante questo periodo, questa giornata in cui ricordiamo Maria Santissima, quando parliamo della sua santità, c'è solamente, io credo, da tacere e da contemplare. Questa mamma celeste che ci accompagna durante tutta la vita ed è presentissima nella storia, in particolare a Lourdes, dedicandosi alla cura e al sostegno della sofferenza. Anche Padre Pio, sappiamo dalla testimonianza di qualche confratello, aveva nel suo cuore il desiderio di poter andare a visitare Lourdes, ed in particolare alla sua figlia spirituale Raffaelina Cerase così dice: «Credo essere volere di Dio che voi vi rechiate a visitare la bella Vergine di Lourdes. Anch'io vado vagheggiando da molti anni una tal visita, ma mi avvedo però che rimarrà sempre un pio desiderio. Non fatevi sfuggire questa bellissima occasione che il cielo vi offre. Andate, sì, ve ne prego, a visitare la Bianca Signora e pregatela per tutti i bisogni di Santa Chiesa e di modo speciale, pregate per la povera anima mia. Oh, potessi anch'io seguirvi in tal visita, che fortuna e che insigne favore del cielo sarebbe per me, ma sia fatta la volontà del Signore». Sulla scia di questo consiglio di Padre Pio, allora, perché non pianificare nell'immediato futuro un pellegrinaggio proprio alla Madonna di Lourdes, proprio pregando per queste intenzioni, per le necessità della Chiesa, per quelle dei malati e ovviamente anche per noi stessi? E se poi non dovesse esserci possibilità, come è stato per Padre Pio, non disperiamo, perché la Madonna ci ascolta ovunque ed è questa occasione speciale per ricordare anche quanto sia potente ed efficace la preghiera del Rosario recitata quotidianamente con il cuore. Santa Maria, prega per noi. E oggi vi ricordiamo anche oggi la preghiera del Rosario, la potremo recitare insieme alle 10, subito dopo la nostra puntata. Ancora notizie, ancora aggiornamenti da parte di Nicola. Sì, una brutta notizia che arriva dalla cronaca, un ennesimo episodio di violenza familiare, ancora più odioso se pensiamo che si tratta di un nipote che maltratta la propria nonna. Da Taranto picchia e maltratta nonna 86enne, donna denuncia nipote, arrestato 33enne. Leggiamo sulla DN Cronos: è andata in caserma e ha denunciato il nipote per i maltrattamenti che ha subito da lui. Così ieri sera i carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto hanno arrestato un 33enne con precedenti e già sottoposto ai domiciliari, ritenuto responsabile di maltrattamenti, minacce e percosse ai danni della nonna convivente di 86 anni. Quest'ultima poco prima si era recata in caserma per denunciare il nipote,
raccontando di essere da tempo vittima di continui maltrattamenti, a volte sfociati anche in lesioni personali, mai denunciati per paura e nella vana speranza che la difficile convivenza con il congiunto potesse migliorare. Una brutta storia davvero di maltrattamenti di questa povera nonnina. Passiamo agli esteri perché la situazione diplomatica tra l'Occidente e la Russia sulla questione Ucraina sta subendo uno stop per certi aspetti e ci sono delle situazioni che fanno pensare al peggio, anche se non tutto è chiuso sotto questo punto di vista. Andiamo sul giornale dove leggiamo di una prossima invasione russa che scatterebbe, secondo quanto pensano i servizi ucraini, il 21 febbraio, ma si tratta appunto fino alla fine e non è detto che ciò avvenga. La Russia potrebbe invadere l'Ucraina il 21 febbraio, dicevamo, il giorno dopo la chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino, lo sostiene il capo dell'intelligence di Kiev. La notizia è stata raccolta da alcuni media ucraini dopo il summit di martedì scorso tra il presidente Macron e l'omologo Zelensky. La maxi esercitazione militare che Mosca ha voluto organizzare a Yelsk in Bielorussia, a pochi chilometri dal territorio ucraino, non sarebbe altro che una prova generale di guerra vera e propria. Il piano si chiama Union Resolve 2022, è iniziato nella mattinata di ieri e si concluderà il 20 febbraio. La Russia vuole rispettare la tregua olimpica, sancita fin dai tempi della prima edizione dei giochi, a cinque cerchi, per poi partire all'assalto. Sarebbero queste le intenzioni, secondo l'intelligence di Kiev. Si va verso lo scontro, soprattutto dopo che è naufragato l'ennesimo tentativo di riallacciare i rapporti diplomatici con una litigata furiosa tra Lavrov e l'omologa britannica Truss. La Germania continua a mostrarsi attendista e nulla di nuovo è emerso nel bilaterale tra il cancelliere Scholz e il presidente del Consiglio dell'Unione Europea Michel, mentre l'incontro tra il segretario generale della NATO Stoltenberg e Boris Johnson ha convinto Downing Street a inviare altri 1000 soldati a difesa dell'Ucraina. Dobbiamo fare bene con una combinazione tra sanzioni, impegno militare e diplomazia, spiega Johnson, ricordando che questo è l'ultimo momento utile per dar vita a una de-escalation. E d'altro canto la risposta dell'America, vediamo sull'Ansa un'altra notizia appunto che si riallaccia a quanto fin qui detto, non fa davvero sperare in positivo. Biden, americani devono partire ora, stessa allerta dall'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. I cittadini americani devono partire ora dall'Ucraina, lo ha detto Joe Biden in un'intervista alla NBC, di cui sono state trasmesse alcune anticipazioni. Non è come avere a che fare con un'organizzazione terrorista, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente, le cose potrebbero impazzire velocemente, ha ammonito riferendosi alla minaccia russa, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev lanciava un'allerta analoga. Durante l'intervista il presidente ha anche detto che se Putin è così sciocco da procedere, si fa riferimento ovviamente all'invasione dell'Ucraina, è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini americani. Alla domanda se ha detto a Putin che la sicurezza degli americani è una linea non oltrepassabile, il presidente ha risposto: non dovevo dirglielo, ho parlato di questo e lo sa. Biden ha dunque escluso di mandare truppe per un'eventuale evacuazione di cittadini americani, una guerra mondiale quando americani e russi cominciano a spararsi. Sono parole davvero forti, ma si continua, dicevamo, a sperare nella diplomazia, visto che si tratta dell'ultima finestra aperta su questa possibilità di raggiungere la pace. Ancora pubblicità e poi di nuovo insieme. Nove e 20 in questo momento. Qualcuno di voi avrà già dato l'acqua alle piante, qualcuno di voi non ha piante in casa e qualcuno di voi avrà sicuramente questa pianta ma non sa come si chiama. Guardiamo insieme la rubrica Un giorno un fiore.
buongiorno e benvenuti nella nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi voglio parlarvi dell'amatissima pianta di Pothos. E chi è che non conosce questa bellissima pianta? Dalla foglia maculata, leggermente striata di bianco e verde, e la sua caratteristica è proprio la robustezza di questa pianta. Riesce a crescere benissimo anche nei posti dove non c'è tanta luce, dove appunto non viene curata tanto, ecco perché negli uffici o nei nostri appartamenti. È una pianta di grande resistenza, perché anche quando non viene bagnata riesce a sopravvivere tranquillamente. La sua caratteristica è appunto questa foglia a forma di cuore, come vi dicevo, striata di bianco, quindi anche negli ambienti lì dove c'è poca luce ha quella sensazione di dare luce. E può essere coltivata anche in acqua ed è una cosa molto semplice, perché basta reciderla e la sua caratteristica, che qui come vedete ha appunto degli spuntoni di radice aerea, che una volta inseriti in acqua producono delle radici più lunghe che le permetteranno di vivere molto a lungo. Quindi ecco perché poi una volta in acqua, cosiddetta idroponica, può resistere senza che noi possiamo darle tante attenzioni e tante cure, ma l'unica cosa che potremo fare e dovremo fare è quella di reinserire dell'acqua qualora la pianta ne avesse assorbita. Posso dirvi che per la concimazione possiamo provvedere ogni 15 giorni e per l'innaffiatura d'acqua in base al clima interno che abbiamo, quindi se i nostri appartamenti hanno delle temperature tra i 18 e i 20 gradi, bagnarle una volta alla settimana o ogni 10 giorni per lei sarà più che sufficiente. Vi ricordo che potete trovarla non solo nella forma pendente, come qui ora vi sto facendo vedere, ma solitamente esistono nei vivai anche su dei tutori di spugna di muschio, e quindi vanno verso l'alto e le famose radici di cui vi parlavo aiutano la pianta quindi ad arrampicarsi su questo bastone, su questo tutore. Io vi consiglio di tenerne sempre una in casa, anche perché di questi periodi è una di quelle piante che vi rigenera l'aria e vi dà quindi la possibilità di ossigenare meglio gli ambienti in cui viviamo. Interessante anche per chi non ha il pollice verde. Ci spieghiamo anche perché le case di tante nonne sono piene di queste piante, piene davvero, perché hanno bisogno di poca cura, però non trascuratele, ovviamente parlateci con le piante, bisogna parlarci. Vogliamo mandare qualche foto? Ne avete mandate tante. Prima della pubblicità vi facciamo vedere quella che arriva da Militello, insieme al saluto di chi ce la manda, che non si firma. Ecco, qui si vede sullo sfondo una bellissima chiesa. Qui è un paese bellissimo, dice un saluto da Militello. L'altra, la successiva, fa vedere un paesaggio mozzafiato, seppur scattato da un balcone. Vediamo, ecco qui, la ringhiera, Rocchina da Serra di Pepe, Ruoti. E la successiva mostra invece una montagna in lontananza innevata con delle nuvole, quindi una giornata serena anche dove fa freddo e c'è la neve, e ce la invia dal suo balcone
qualcuno che non si firma, da Corrido in provincia di Como. Grazie a voi, un saluto e un abbraccio da parte nostra, da parte di tutta la redazione di Just Today, che adesso si ferma per una breve pausa. Per lo spazio Un giorno, una diocesi, apriamo la pagina dedicata alla diocesi di Salerno. In occasione della 30ª giornata del malato abbiamo voluto incontrare anche un parroco e cappellano, quello dell'ospedale di Mercato di San Severino, da 7 anni appunto parroco e cappellano, sacerdote dal 2009, ed è in collegamento Don Raffaele De Cristofaro, al quale mandiamo un abbraccio grande e un saluto. Grazie Don Raffaele, ben trovato. Grazie a te Anna Maria e un saluto a tutti quanti voi che ci seguite da casa. Grazie a te per la disponibilità. Riprendo, Don Raffaele, tu sei parroco, lo abbiamo detto, e cappellano. E per cominciare questa nostra brevissima chiacchierata, riprendo un passo del messaggio di Papa Francesco per questa giornata. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. Tu quante ne vedi ogni giorno? Spiegaci anche un po' la tua giornata tipo in ospedale. Ecco, da un po' di anni svolgo il mio servizio in ospedale accanto agli ammalati, ma anche agli ammalati che sono nelle case, i miei parrocchiani, gli ammalati. Ed è sempre un'esperienza forte, perché ci rapportiamo a delle persone che hanno una mancanza, hanno una sofferenza, ma allo stesso tempo queste persone sono loro che danno qualcosa a noi. Un esempio molto diretto: in questo tempo di pandemia non è stato possibile per i familiari accedere ai reparti, e quasi ogni giorno c'è stata qualche famiglia che mi ha contattato perché io entrassi nel reparto a portare all'ammalato la loro carezza mentre stavano fuori. Poi uscivo dal reparto, sempre nel pieno rispetto delle norme, e portavo ai familiari la carezza dell'ammalato. Ecco, questo mi ha sempre colpito. Anche quando non è possibile guarire, noi possiamo sempre prenderci cura e consolare i cuori e di chi soffre fisicamente, ma anche di chi sta fuori e soffre interiormente per quel caro che ha dentro. E quindi c'è tanta pazienza richiesta a tutti noi, al malato, ma anche a noi che siamo accanto a loro. È molto bello questo episodio che ci hai raccontato, Don Raffaele. Hai messo insieme quello che poi chiede Papa Francesco, accompagnando non soltanto portando non soltanto la tua presenza, le tue parole, ma anche i gesti, che sono fondamentali. Dopotutto questo è proprio il pontefice dei gesti, li invoca sempre a gran voce. A proposito di gesti e di parole, quali sono le parole che un malato vuole sentirsi dire, secondo te, secondo la tua esperienza? Innanzitutto la parola più bella che un ammalato può sentirsi dire è che non sei solo, non sei sola. Noi ci siamo, io ci sono, e ovviamente Dio è con te. Dove sta Dio è accanto a te. Ecco, noi stiamo mostrando in questo momento anche l'icona che è stata scelta per questa giornata, a proposito del messaggio del Santo Padre. Ricordiamo il tema: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. Tu quanta umanità e spiritualità riesci a trasferire, a tradurre nelle corsie di ospedale, non soltanto agli ammalati, ma anche a chi opera negli ospedali, ai medici, agli infermieri? Qual è l'atteggiamento quando ti vedono rispetto, se c'è una diversità rispetto a quella, insomma, che ha l'atteggiamento che ha il malato, Don Raffaele? Sì, e talvolta è proprio vero che il nostro cuore davanti alla sofferenza rischia di chiudersi, ma tante altre volte si allarga. Quindi anche da parte dei medici, degli operatori, degli infermieri c'è sempre una bella accoglienza nel reparto. Anzi, sono proprio loro che ci invitano a essere ancora più presenti di quanto già
lo siamo. In fondo il Papa lo dice nel messaggio, che la misericordia ha in sé sia la dimensione della paternità che quella della maternità. E quindi ci cerchiamo, cerco di accostarmi all'ammalato, proprio come dice il Papa, con la forza di un padre, ma allo stesso tempo con la tenerezza di una madre. E quindi cerco di seguire anche l'esempio dei grandi santi, penso a Santo Amico de Lerbis, penso a San Giovanni di Dio con il suo fate bene, fratelli, e essendo un campano, cito San Giuseppe Mostani, per noi grandi esempi da seguire e imitare. Don Raffaele, hai fatto degli esempi santi, ovviamente, che dovremmo tutti avere come modello. Quanto ha insegnato a te, Don Raffaele, questo tempo e quello che tu fai ogni giorno? Cosa ti insegna? Quando rientri la sera a casa, cosa riporti con te? Riporto gli sguardi di quella gente, di quella brava gente che sta in ospedale, soffre, ma anche dei medici che si prendono cura di loro e dei familiari che stanno a casa in attesa, e l'attesa sappiamo che si espande, quindi porto a casa tutte queste cose e cerco di trasformarle il più possibile in preghiera per loro, ma anche per me, perché io diventi sempre più umano, perché io ricordo sempre questa frase: quanto più si è umani, tanto più si è divini, cioè si cerca di assomigliare al Signore stesso. Quanto più si è umani. Tu hai ripostato qualche giorno fa, per chi ti segue anche sui social, insomma, ti conosce, sa bene che sei sempre molto sul pezzo, sempre con tanto affetto e con tanta gioia, lanci anche bei messaggi. Hai ripostato questa volta un po' un messaggio di Don Luigi Maria Epicoco sull'inutilità dei preti. Quanto ti ritrovi in quelle parole? Quanto vorresti che non fossero, che non fossero vere invece i giudizi degli altri? È una sfida quotidiana della nostra vita, quindi siamo sacerdotali in questo caso, e ogni giorno io mi metto in discussione per cercare di colmare le lacune che sono ancora presenti dentro di me e a valorizzare quella parte di me che ancora non è nata, perché tutti quanti noi nasciamo ogni giorno e rinasciamo ogni giorno, ci sono parti dentro di noi che non sono ancora nate, quindi colmare le mancanze e allo stesso tempo far rinascere e nascere le cose belle che Dio ha messo dentro di noi, i doni che ci ha fatto. E bisogna scoprirli o riscoprirli, magari anche con l'aiuto di chi si è accanto, veri amici. Don Raffaele, ti facciamo altre due domandine e ti lasciamo andare, perché sappiamo che comunque è anche questa una giornata impegnativa. Quanto è importante un sorriso da portare agli ammalati e quanto è importante, visto che sei cappellano in ospedale, la celebrazione della Santa Messa proprio lì, in quel luogo? L'altare, il letto è un altare, lo diceva anche il nostro vescovo. Abbiamo imparato a sorridere in questi anni con gli occhi, e quindi questo è fondamentale. Quando sorridi con gli occhi se ne accorgono subito le persone, e soprattutto durante la Santa Messa, celebrata spesso nei reparti, si fa percepire questo altare vivente, col sacro e corpo di Cristo, ma di fronte a me ho il corpo sofferente, vivo, di Cristo, che è presente negli ammalati. Quindi la messa è davvero la parte più bella del sacerdote, soprattutto quando la celebra accanto a chi soffre e per chi soffre. Ecco qua, allora evidenziamo ancora di più questo sorriso al di là della mascherina con gli occhi, un sorriso con gli occhi, doniamolo a tutti. Io ringrazio te Don Raffaele, grazie per essere stato qui con noi, per averci dedicato il tuo tempo, e anticipiamo anche la tua presenza praticamente con un altro amico di Padre Pio TV, Don Francesco Cristofaro, quindi ti soffermerai sui sacramenti, se è vero lo spoiler. Sì. Ok, grazie. Grazie Don Raffaele, speriamo di risentirci presto, buona giornata ovviamente del malato a te e a chi sei insomma di supporto, a tutti gli ammalati, a te cari. E a tutti dico vogliamoci bene e buona giornata a tutti.
È vero, vogliamoci bene, così conclude Don Raffaele. Grazie, allora continuiamo a celebrare questa giornata e a prenderci cura degli ammalati, però da Salerno adesso ci dobbiamo spostare perché cambiamo anche argomento e come sempre, come ogni giorno, c'è un viaggio che ad offrircelo è Antonio Lalla. Questa volta ci porta, continua a farci girare una bellissima regione, la Liguria. La tranquillità del borgo, che contava 180 residenti alla fine dell'Ottocento, venne sconvolta da un evento naturale il 25 settembre del 1915, evento che modificherà sia il paesaggio che il monumento, e fu un'alluvione che causò una colata di fango e detriti che abbatterono la prima campata della chiesa e formarono l'attuale spiaggia. Il FAI nel 2015 ha attivato una buona pratica di sinergia tra pubblico e privato, sottoscrivendo un protocollo d'intesa con il Comune di Camogli e il Parco di Portofino e cofinanziando un progetto per la mitigazione del dissesto idrogeologico del borgo, con l'obiettivo di abbassare la soglia del rischio e proteggere i pochi residenti che ancora lo abitano, i turisti che lo visitano ogni anno e il monumento che tuteliamo per trasferirlo alle future generazioni. Oggi l'Abbazia è un museo aperto al pubblico tutto l'anno che promuove un ricco calendario di eventi a partire da aprile fino ai primi di novembre. Si parte con le proposte del weekend, speciali visite guidate di approfondimento dedicate alla storia del monumento e del borgo, le tracce della cultura materiale, agli incontri con il direttore per approfondire le tematiche legate alla gestione e alla conservazione del monumento, o con il giardiniere per approfondire la manutenzione della parte verde e gli incontri con la fauna selvatica. In collaborazione con il Parco di Portofino organizziamo anche delle passeggiate naturalistiche adatte a tutti, con laboratori dedicati all'acquerello e legati alla flora e al paesaggio. Tra gli eventi estivi più affascinanti ricordo i concerti nel chiostro, la rassegna musicale che si svolge a luglio ed agosto, mentre l'ultimo sabato di luglio, organizzato dal Centro Subacqueo Duilio Marcante, il suggestivo tributo di fede al Cristo degli Abissi, con la processione in mare dei subacquei e il parroco che celebra la messa sulla spiaggia. Per ultimo ricordo anche uno degli eventi più classici dell'anno, la notte di Natale a San Fruttuoso, perché lo ricordo, a San Fruttuoso, di fianco all'abbazia, sempre di proprietà della fondazione, c'è la chiesa che è ancora parrocchia, la notte di Natale. La sera del 24 dicembre viene celebrata la Santa Messa dal parroco del borgo, allietata da un coro vocale a cui fa seguito un brindisi con vin brûlé e pan dolce genovese, a seguire la visita dell'abbazia. Il calendario degli eventi è ricco ma non ricchissimo, e questo è dovuto principalmente alla logistica del sito. A San Fruttuoso si arriva solo con il battello oppure a piedi lungo i sentieri del Parco di Portofino. Quando i venti dai quadranti meridionali iniziano a rinforzare, il moto ondoso aumenta, il servizio battelli viene sospeso e l'abbazia resta chiusa alle visite. Ecco, questo è uno dei punti di debolezza di questo luogo, ma neanche il punto di forza perché lo caratterizza. I principali collegamenti via mare avvengono dal Golfo Paradiso e dal Golfo del Tiguglio, quindi dai borghi di Camogli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, e il viaggio in battello è sempre un'esperienza emozionante. Non è frequente infatti imbattersi in banchi di delfini, proprio perché la zona rientra nel santuario dei cetacei, quest'area di protezione dei mammiferi marini compresa fra l'Italia, il Principato di Monaco e la Francia. Itinerari escursionistici con diversi gradi di difficoltà collegano i borghi di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino con San Fruttuoso. A San Fruttuoso ci si può arrivare però anche dal cielo. Per allestire i cantieri di restauro utilizziamo spesso l'elicottero, che
consente da una parte di ridurre i tempi di trasporto dei materiali per approvvigionare il cantiere, ma risulta molto oneroso in termini di costi. Ma quante meraviglie ci propone Antonio, il nostro Antonio, in questo spazio ogni giorno, e intanto qualcuno di noi prende appunti, a partire dal vin brûlé, dal pan dolce presenti in questi posti, che ci diceva appunto l'amico nella rubrica dedicata ai viaggi. Grazie anche al FAI e ad Antonio Lalla. Ritorniamo domani a viaggiare. Adesso, a proposito di parole da custodire, ne abbiamo sempre tante che custodiamo nel nostro cuore, grazie anche a tanti incontri che facciamo durante la nostra vita. Quello di oggi è particolarmente importante, particolarmente sensibile anche, perché parla di un argomento a noi caro e che in questa giornata si va ad inserire bene, anche perché proprio il presidente della CEI, il cardinal Gualtiero Bassetti, qualche giorno fa in un suo messaggio ha richiamato l'attenzione su quanti stanno vivendo lo stadio terminale di una grave patologia. Dice: siamo grati ai centri di cure palliative presenti nel territorio, che svolgono un prezioso servizio nel prendersi cura dei malati più gravi fino al termine naturale della loro esistenza. Noi per questo, anche per questo, vogliamo proporvi un'intervista realizzata a Chiara Mastroianni, infermiera. Racconta la sua esperienza e quanto sia importante, quanto siano importanti le cure palliative. Ascoltiamo. Chiara, tu hai un modo di parlare della morte che la fa risultare accettabile, per quanto definitiva, così hai rilasciato anche in un'altra intervista. Perché hai fatto questa scelta? Dunque, io ho fatto questa scelta da giovane, nel senso che probabilmente un po' il mio vissuto anche familiare, no? Avendo perso un papà, mi ha portato ad avvicinarmi ad una professione di aiuto, così, del prendersi cura. Però devo dire la verità che mi sono avvicinata proprio alle cure palliative, sono stata anche molto fortunata, mi ritengo molto fortunata, perché ho incontrato le cure palliative nel mio cammino, ho incontrato Antea nel momento in cui mi stavo formando, mentre ero all'università. E devo dire che è un ambito che mi ha attratto da subito, e non tanto per la morte, perché non voglio sembrare una persona che insomma va a cercare la morte, ma proprio perché in quanto infermiera mi sono resa conto che le cure palliative mi potevano dare e danno effettivamente la possibilità di assistere io lo intendo proprio come il modo vero dell'assistenza, no? Quindi assistere la persona in tutto quello che è, nonostante si trovi in una fase delicata, in una fase finale della propria vita. Ho scelto e sono contenta di lavorare dentro questo ambito, perché le cure palliative propongono proprio questo come messaggio: non la morte, ma la vita. E quindi anche in un momento in cui la vita si sta un po' accorciando, perché non sappiamo mai quanto tempo rimane, è importante anche da un punto di vista di assistenza dare, le cure palliative hanno questo motto, Antea soprattutto lo porta avanti da ormai 30 anni, dare vita ai giorni, quindi le cure palliative si occupano di vita, tutto quello che rimane fino all'ultimo momento, e credo che questo sia un messaggio forte, proprio perché la morte si può affrontare proprio inserendola, lo dico sempre, dentro un percorso di vita. Tu hai vissuto, lo dicevi anche, la morte del papà in età prematura, quindi insomma hai in prima persona, l'hai vissuta ovviamente non direttamente la morte, poi insomma non si può raccontare la morte di se stessi perché non, la viviamo e basta, però sei stata accanto ad una persona che in quel momento aveva bisogno delle cure che tu adesso stai dando ad altri pazienti. Hai avuto la stessa fortuna di incontrare persone come te allora, o ti sei ritrovata sola? Perché comunque sei una di quelle persone che dice che va assistito non soltanto il malato, ma anche chi è accanto.
No, assolutamente, anche soprattutto in questi momenti effettivamente proprio l'approccio delle cure palliative è un approccio che si propone accanto alla persona che sta male, ma accanto anche a tutte le persone care che stanno mm-hmm. intorno. Io nella mia esperienza, devo dirti la verità, ho avuto tanto calore, tanto affetto e tanto supporto dalla mia rete familiare, perché ero piccola, quindi mm-hmm. sono stata un po', come dire, lontano dai contesti sanitari e assistenziali. Quindi però sono stata fortunata perché ho avuto e abbiamo avuto tutti noi, anche fratelli, un supporto dalla rete familiare importante. Quello che dici è veramente un altro fulcro delle cure palliative, perché dobbiamo sempre pensare che intorno a una persona che sta male ci sono tante altre persone che possono soffrire per quella malattia, per quel percorso che stanno vivendo insieme. E questo è un altro importante aspetto assistenziale delle cure palliative. Ci si occupa della persona, ma tutta la famiglia rientra proprio dentro, la definiamo proprio l'unità di cura. Quindi noi che assistiamo, io parlo diciamo di me come infermiera, ma considerate che dentro le cure palliative c'è una vera equipe che lavora e certo. che assiste, no? In mm-hmm. questo senso, in maniera tale da poter offrire veramente un'assistenza che sia il più globale possibile e che possa veramente rispondere e incontrare tutti i bisogni di tutti gli attori che prendono parte a questo percorso di vita, che è un percorso che, capite bene, acquisisce un significato fondamentale, perché è importante far stare bene una persona che sta male, garantirgli qualità di vita e soprattutto poter rispondere in maniera competente a tutto quello che succede a una persona che si trova in questa fase e saper incontrare e rispondere anche alle esigenze, ai bisogni, alle necessità, alle preoccupazioni, a volte anche al dolore, alla sofferenza delle persone che stanno intorno. Questo si può fare solo se inserito dentro un contesto di cura dove si lavora in squadra, dove si lavora con altri professionisti, dove la sinergia tra le competenze professionali possono poi veramente riuscire a ottenere risultati importanti per quanto riguarda non solo gli aspetti assistenziali, ma soprattutto il raggiungimento di quella qualità di vita che poi diventa proprio la finalità delle cure palliative. Ecco perché poi c'è soprattutto formazione, tu fai parte di questo esatto. di questa equip. Chiara, avremo modo di incontrarci anche nelle nostre prossime puntate di Fuori Tempo dedicate alla morte. Ovviamente conosceremo un po' più di te, ma conosceremo soprattutto quello che doni agli altri. Bene, mi farà molto piacere. Grazie soprattutto della tua disponibilità e ci vediamo presto. Grazie a te, benissimo. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi, Chiara. Grazie. Ciao. Così come dobbiamo custodire le parole, custodiamo anche nei nostri cuori tutto l'operato degli infermieri e dei medici. L'inizio della vita e la fine è un mistero sempre, un mistero che va rispettato, accompagnato, curato, amato. Queste parole sono di Papa Francesco e ci sembrano un buon punto di partenza per parlare di inizio e fine vita, dolore, malattia, cura, proprio in questa giornata. Non esistono malati incurabili, esistono malattie dalle quali non si può guarire, ma ogni persona malata ha diritto ad avere accanto a sé qualcuno che si prenda cura di lei o di lui con amore. E la testimonianza di Chiara è stata evidente. Ci fermiamo qualche istante. Siamo giunti al termine di questa puntata di Just Today, ma prima di salutarvi passo la linea a Nicola per qualche altro ultimo aggiornamento. Sì, Anna Maria, velocemente un'ultima ora dell'ADN Cronos. È sul tavolo del governo la bozza di riforma sulla magistratura. I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. Questo è quanto prevede, tra gli altri punti, la bozza della riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario arrivato stamattina sul tavolo del Consiglio dei Ministri. In conclusione, velocemente ancora, per ricordarvi un articolo che troviamo sulla Repubblica quest'oggi, ci parla di un'iniziativa dei sindaci che spengono le luci dei monumenti per sensibilizzare, un gesto simbolico dunque, il governo sui rincari delle bollette. Il presidente dell'ANCI dice: ridurremo il riscaldamento a scuola se non dovessero esserci risposte immediate. Con questo è tutto, a te Anna Maria.
Grazie a te Nicola, ci ritroveremo domani. Un'ultima notizia anche per quanto riguarda il mondo della Chiesa, era programmato per il 31 maggio 2020 il viaggio di Papa Francesco a Malta, rimandato a causa della pandemia, ma Papa Francesco non rinuncia a questo desiderio di visitare l'isola e ieri la sala stampa vaticana ha dato l'annuncio ufficiale, si recherà nell'isola del Mediterraneo per 2 giorni, i prossimi 2 e 3 aprile. Il motto scelto 2 anni fa per la trasferta era una frase degli Atti degli Apostoli: essi mostrarono un'insolita gentilezza. Il logo mostrava delle mani indirizzate verso la croce provenienti da una nave in balia delle onde, quale segno di accoglienza verso il prossimo e di assistenza a coloro che sono in difficoltà, abbandonati al loro destino. Un chiaro riferimento al fenomeno migratorio che vede Malta da anni al centro delle cronache internazionali. Purtroppo questa situazione persiste. Allora, prima di lasciarvi, vi invitiamo a seguire e continuare a rimanere sintonizzati su Padre Pio TV per la preghiera del Santo Rosario e a voi tutti un augurio di una splendida giornata.